Attenzione, attenzione! A tutti i bipedi in ascolto, un annuncio importante da fare! Marisa, un prezzo da cassa 2! Siamo stati invasi, il nemico alle spalle! No, letteralmente, il nemico alle spalle e non siamo in un locale per scambisti! Non è un'esercitazione, chiudete i porno! Ripeto, non è un'esercitazione, mettete i copricapi che vi sono stati forniti da Zuckerberg e vedete che andrà tutto bene! Ok, seguite passo passo il manuale di informazioni in caso di attacchi alieni che vi è stato fornito. Punto 1, imbracciate l'arma più vicina che avete! Fatto! Punto 2, puntatela contro di voi e... Aspetta, ma questo è il manuale per smettere di respirare. Punto 2, barricatevi in casa. Ora ci siamo. Punto 3, chiudete il gas e preparate il lanciafiamme. Possibilmente in questo ordine. Punto 4, aspettateli in piazza mentre scendono dalle loro astronavi rosa con il boa e le piume multicolori. Ma che manuale ho preso? Ah, scusate, questi erano i consigli di Pillon in caso di un apocalisse queer. Colpa mia. Vabbè, tranquilli, lo sappiamo che in caso di attacco alieno i primi a essere trucidati sono i parlamentari statunitensi. Mai una volta che invadano Cerignola. Ormai la notizia che gli alieni sono arrivati è ovunque. Ma c'è un problema. Sono degli stronzetti di terracotta, degli omini di marzapane lasciati per troppo tempo nel forno, degli ET infinitamente meno inquietanti. Tipo l'altro giorno stavo cucinando e... Oh mio Dio! Sono tra noi! Sono tra noi! Se questo è l'aspetto nel piatto, chissà dopo averli cagati. E comunque tutti questi discorsi rievocano antichi ricordi. Da stamattina ai Musei Vaticani è possibile vedere un corpo alieno. Non so se siete stati ai Musei Vaticani. Mi sembra... Sì, ma il fatto quotidiano. Sono passati 4 anni eppure il maestro continua a farmi battere il cuore. Aritmicamente. Tra l'altro un mese fa ho conosciuto il ragazzo dietro il fatto quotidiano. Stavo in un pub a Palermo, si avvicina e mi fa: sono io il fatto quotidiano. È stato incredibile. Si chiama Marco, fa il medico. Ciao Marco, complimenti. Sta storia dei falsi ritrovamenti alieni, non so voi, ma per quanto croccanti e accuratamente confezionate, iniziano a scompormi l'osso pelvico. A rompermi il cazzo, sono serio. Ma tuffiamoci come un'astronave nella nebulosa di Orione, direzione Terra. Questo tizio dice di aver trovato questi alieni in Perù, presentandoli per la prima volta al congresso del Messico. Come ci sia arrivato dal Perù al Messico, non è dato saperlo. Perché se l'ha trovato in Perù e è andato a presentarlo in Messico, non è dato saperlo. Come ci è arrivato? Boh, wormhole, non lo so. Se anche voi siete confusi come me, non vi preoccupate, è normale. Anche io, appena l'ho visto, ho pensato che fosse Paolo Villaggio. Perché sì, siamo nel 2023 e dobbiamo ancora avere a che fare con delle cose spacciate per alieni. Toh, guarda qua che alieno che c'ho in mano. L'ho preso in Uganda. È un pigmeo nuziale. Lo regalano per le nozze. Però se lo dai a lui diventa un alieno. Guarda qua, c'ha la testa grossa, è un alieno. Se fosse stato grande, sarebbe stato un gigante, ovviamente. Ciao maestro Albino, ti voglio bene. Iniziano a mancarmi le fette di pane bruciato col volto di Gesù. Quando al nostro amico hanno chiesto se avesse fatto delle analisi su questi presunti alieni che ha presentato come tali, addirittura al congresso, lui ha risposto: ma mica ce l'hanno il doping nello spazio. Che, rischiamo che li squalifichino? No, non le abbiamo ancora fatte le analisi, che non ci abbiamo avuto tempo, che con la mutua qua e... Da privato costavano troppo. Anzi no, bugia, le abbiamo fatte. Sì. Ma su un altro esemplare, non questo. Quale esemplare? Deve essere al bagno, non è qui. Non mi ricordo dove l'ho messo, vabbè. Non mi guardare così, sì che ce l'ho. Ma devo averlo lasciato nell'altro costume. Quello da pagliaccio, assieme alla dignità. Vabbè, abbiamo appena iniziato il video e già mi è partita la colite. Massoni, massonesse, pietre laviche di tutto il mondo, bentornati e bentornate come ogni lunedì sul nostro secondo canale in bassa risoluzione ma alta costellazione. Va qua che bella, va. Tu ce l'hai questa, c'è una costellazione, me l'hanno regalato. Io, il dottor Barbascura X, sono stato ubicato in codesto contesto multimediale per espletare con ogni orifizio possibile la mala divulgazione. Nel viaggio di oggi armiamoci di sombreri e tanta pazienza perché dobbiamo andare in Città del Messico. Che per chi non lo sapesse, è in città. No, scherzo. È in Messico. Ma prima un breve momento con il nostro sponsor di oggi, che i poteri forti non ci pagano abbastanza e qua occorre autofinanziarci per installare i microchip dietro le orecchie. Che è importante. Ciao ciurma, al momento mi trovo al Teatro Politeama di Piacenza. Fra poco mi esibirò con amore bestiale e ho finito il soundcheck, mancano 2 ore. Mi sa che mi vado a sparare una bella lezione di inglese. E posso spararmela grazie a Cambly, che è una piattaforma di learning per l'apprendimento dell'inglese. Puoi fare lezione sostanzialmente ovunque tu voglia, da remoto, perché utilizza qualsiasi dispositivo. Mo me la vado a fare nel camerino. E considerate che adesso mi salva proprio. Io la settimana prossima inizio il tour europeo. Per carità, lo devo fare in italiano, però devo rincontrare
un sacco di amici, di vecchie conoscenze con cui dovrò parlare in inglese, e c'ho sto problema che quando è da un po' di tempo che non parlo in inglese, nonostante abbia vissuto all'estero per un sacco di anni tra l'altro, mi si cricca il cervello, cioè c'è un momento, capito, di mancamento, devo ricominciare. Quindi di base tu il servizio lo puoi usare per quel che ti pare, per imparare l'inglese da zero, per prepararti per un colloquio di lavoro, per prepararti per scuola, nel mio caso ad esempio per far pratica, tanto ci sono disponibili 10.000 tutor 365 giorni all'anno, 7 giorni su 7, e ora se lo vado a cercare ne trovo uno e lo posso scegliere in base ai miei interessi. Che ne so, posso scegliere di parlare con un musicista, con un comunicatore della scienza, con un pilota di jet o di Formula 1, c'è tutto. Mo, io ve lo consiglio sia perché mi ci trovo molto bene e lo reputo un servizio molto valido, sia perché ha un prezzo veramente basso, specialmente se paragonato con le tradizionali scuole di inglese. Per di più, se utilizzate questo codice sconto BARBA50OFF, avrete, indovina indovinello, il 50% di sconto sugli abbonamenti annuali, e potete utilizzare questo codice anche per fare una prova e capire un pochino se vi piace il servizio e se volete abbonarvi. Vi lascio il link e i codici in descrizione, e poi è una prova, non costa nulla, tanto vale farla, no? E ora torniamo a parlare dei nostri alieni messicani! Ma partiamo dall'inizio. Martedì 12 settembre, quest'uomo qui, Jaime Maussan, giornalista messicano e appassionato di UFO, ha presentato quella che a suo dire sarebbe la scoperta più importante nella storia dell'umanità. Davanti a politici messicani ha scoperchiato due teche di legno, mostrando al pubblico degli omini grigi e polverosi non più grandi di una cinquantina di centimetri. Testa grande, collo fino, tre dita, insomma, alieni. Avevano tre dita, insomma, erano palesemente alieni, scusa, tre dita. Tu ce l'hai tre dita, no? E tu non sei alieno. Erano degli alieni, specialmente se non ci capite una ciola di biologia e la vostra idea di alieno si ferma a Giulio Andreotti. Vagamente antropomorfi sti alieni, non trovi? Bizzarro. Ve l'ho già raccontata in diversi video sta cosa della mia scarsa tolleranza verso la poca fantasia, la fantascienza, possibilità infinita, la fantasia e poi... alieni, ma porco cazzo. C'hanno il naso, la bocca, gli occhi, sono identici a te. Però sono alieni, perché sono piccoli, c'hanno tre dita e la testa grossa. Io sono alieni, non esseri umani brutti, degli alieni. Se quelli sono alieni, io sono un infradito. Il giornalista messicano ha raccontato di averli trovati intorno al 2017 in Perù, vicino alle linee di Nazca, quelle strutture di età precolombiana che si trovano nell'omonimo deserto e che formano i cosiddetti geoglifi. Sta roba in genere è fatta piazzando detriti e rocce e scavando piccole depressioni per formare delle figure come ad esempio uccelli, ragni, uccelli, marzullo, uccelli e altre robe astratte come uccelli. Per uccelli potreste aver inteso pene, vi sbagliate, questo è dovuto alla deriva pornografica della società capitalista. Se invece vivete in Cina, intendevamo pene. Ste linee sono una figata sia perché sono antiche, visto che si stima che dovrebbero avere più di 2000 anni, sia perché questo antico popolo ha fatto centinaia di disegni che possono arrivare a essere lunghi anche 3500 uccelli, metri. Pensa te che desiderio comunicativo avevano sti qua per fare ste cose assurde, e non avevano nemmeno un drone per farle vedere dall'alto al pubblico. Non so come giustificassero gli investimenti comunali agli elettori, su cosa significhino queste figure, perché le abbiano fatte, boh, ci sono ancora molti dubbi. Secondo Joan Reynard, antropologo ed esploratore che ha lavorato per la National Geographic Society, le linee non puntano a galassie e costellazioni specifiche, per cui inaspettatamente non servivano per comunicare con civiltà extraterrestri. Non me lo aspettavo proprio questo. Piuttosto le linee conducevano a luoghi dove venivano eseguiti rituali per ottenere acqua e fertilità nei raccolti. Non tentate di riprodurlo a casa, non funziona, anche perché abbiamo già il biodinamico, quello ci manca. E poi la teoria che non ti aspetti. C'è chi pensa che li abbiano fatti gli alieni! Sì, lo so, qualcuno potrebbe non aspettarselo, ma sì, c'è chi lo pensa, c'è chi lo pensa. Era una teoria molto in voga negli anni 60 e capiamoci, sarebbe bellissimo se fosse così. Una civiltà avanzatissima che va su un altro pianeta e lo decora facendo dei solchi nel terreno. Così, per mero gusto artistico, decoravano i pianeti come le palle dell'albero di Natale. Il nostro caro maestro villaggio, comunque, dopo aver negato di aver fatto le analisi, si è ricordato che no, le aveva fatte le analisi, come no? Scientifiche, sui due alieni brutti, le aveva fatte. E dice che avrebbero circa 1000 anni, e soprattutto che non apparterebbero a nessuna specie di torrone presente sulla Terra. Ma non solo. Lui che, ripeto, è un appassionato di UFO, quindi con nessunissimo interesse nel dimostrare l'esistenza degli UFO, si è persino spinto a dire che uno dei due è una femmina, perché nel suo interno sono state trovate delle uova. Delle uova, è certo. Perché no? Possiamo grattare il fondo e tirare fuori altri cliché sugli alieni? Non lo so. Guarda, ci provo pure io a sto punto. Il mio alieno ha la testa da giraffa, il corpo da tricheco con 13 capezzoli e la coda da gambero. Toh, ti piace? Tieni, è tuo. Pensa un po', sti alieni si rifanno sempre a cose che già conosciamo qui sulla Terra. Stranissima sta roba. A differenza di un vero alieno che si sarebbe evoluto sotto pressioni evolutive completamente diverse da quelle qui sulla Terra e quindi non somiglierebbe a niente di conosciuto, niente di comprensibile, proprio completamente diverso, inimmaginabile. Però... questo è il gioco. Toh,
No, è tuo, questo alieno è tuo, fanne ciò che vuoi, però voglio la percentuale. Ma che dicono gli scienziati su sta roba? Oltre a bestemmiare, la comunità scientifica ha espresso la sua indignazione su diversi livelli. Secondo Elsa Tomasto Kajigao, una bioantropologa peruviana, ha perfettamente riassunto la frustrazione di molti studiosi. Stanno presentando sempre la stessa storia e ci sono persone che continuano a crederci. Cosa possiamo fare? È così sfrontato e così semplice che non c'è nient'altro da aggiungere. Vabbè, ma che vuoi che dicano gli scienziati collusi, che sono in combutta con i poteri forti e lo sappiamo che loro non vogliono farci scoprire la verità, ovvero quella che vogliamo fortemente sostenere senza alcun un dibattito logico. Per fortuna il buon Maussan ha fatto le analisi, no? Le ha fatte, no? Insomma, Maussan ha condiviso i risultati di suddette analisi nel luogo che per eccellenza è la culla delle informazioni veritiere, i social network. In particolare ha esposto i test della datazione del carbonio 14 che, come vi ho detto, secondo lui attesterebbe che gli omini sono vecchi di 1000 anni, e addirittura le analisi del DNA. Il DNA lo dice così, buttandolo. Paolo, cioè, gli alieni hanno il DNA proprio come qualsiasi altro organismo terrestre? Ma incredibile! Cioè, capire, vengono da un altro mondo, però hanno il nostro stesso impianto base. Pazzesco! Lo dice come se si è ascoltato. Non ho altre domande, quindi non è che ti sei sbagliato. Forse intendevi EMB, FBI, CBCR. Che ne so, inventati un'altra sigla, qualsiasi, per l'amor di Dio. Sembra che qui l'unico che vuole portare avanti una versione convincente dei fatti sia io. L'unico che prima o poi ti menerà. E ti meno sul serio, sono pure armato, non te lo dimenticare. Quindi ci stai dicendo che anche gli alieni hanno il DNA. E ce lo stai dicendo come se sia una cosa scontata. Comunque, le analisi sono state depositate nella libreria genomica online del National Institute of Health degli Stati Uniti. E secondo il maestro Villaggio dimostrerebbero che gli individui sono classificabili come organismi extraterrestri. Perché? Come? Quando? Cioè, hai messo il DNA nella banca dati e ti è uscita la scritta alieno? Ma porco cane! Paolo! Fa un corso di improvvisazione, ti prego! Inventati due robe! Hai mai giocato a Dungeons and Dragons? Hai visto la scrittura dei personaggi di Baldur's Gate 3? Se la tua è roba convincente, allora Alien è talmente tanto di interesse storico che ci fa un libro barbero? Per conoscere le risposte a queste domande, mi sono puppato un video di 2 ore con il Daniele Bossari messicano che ha intervistato un biologo riguardo l'analisi di DNA. In un punto in particolare, i due mostrano a schermo le analisi fatte, dove chiaramente si vede scritto che più del 70% del materiale genetico viene da organismi terrestri. Il 70% di organismi terrestri. Ah! Allora. Mi sa che si sono appena dati la zappa sui piedi da soli. Maestro, ma che fa? Il 70% di materiale terrestre e me lo vuole spacciare per alieno? Ah, ma non saltate subito a conclusioni, eh? In questa live, che ci tengo a sottolineare, è stata ospitata sul canale Carlos Rubrio Supernatural. Ci tengo giusto per sottolineare l'autorevolezza della cosa ai più scettici, perché comunque. Viene intervistato a un certo punto un biologo, un tale Riccardo Ranghelli, che però dice no. Esce il 70% di DNA terrestre, ma solo per via delle contaminazioni, dice lui. Quelli sono DNA contaminati, cioè il DNA delle persone che lo hanno manipolato, no? Perché non l'ho toccato. Poi ci sono le piante, i batteri, i fusilli alla matriciana che sono cascati là nel 946 d.C. che comunque. Quindi 70%, ma non vuol dire nulla. Certo, se il tuo campione ha il 70% di contaminazione, mi sa che la contaminazione è il tuo campione, il 30% è un'altra cosa. Comunque no, dicono che se guardi bene i dati, chiudi un occhio, giri la ruota, ti baci il gomito e vinsero le battaglie grazie alla loro fuga, quei dati tornano e sì, sono alieni. E mo? Che fai? I due extraterrestri catafratti che sono stati portati al congresso messicano però non sono quelli descritti meglio, secondo lui. No, il signor Villaggio ci tiene a dire che ce n'è anche un terzo di alieno, che chiaramente però non è stato mostrato al pubblico perché è troppo bello e non volevano sciuparlo. Però dice che su quello sono state fatte le analisi migliori del mondo da premio analisi, perché quello è il meglio, quello conservato proprio bene. È un alieno riserva, 1969, ottima annata. Le analisi fatte a questo terzo alieno dicono proprio che, guarda un po', il DNA è principalmente di origine sconosciuta. Certo, da quanto ricordo io, umilmente, senza voler sminuire davvero, in genere questo però significa semplicemente che il DNA non era presente nel database. Però, che dico? Ma sai che c'è? Ma sì, sono alieni, dai, ci sta. Perché vaffanculo, bisogna pure sognare ogni tanto. Lo scetticismo nell'aria è chiaramente palpabile, talmente vivido che si taglia con uno spadone a 2 mani più 2, scusate, troppo Baldur's Gate. Sono stati in molti a parlare, tra cui Flavio Estrada, un archeologo forense che ha analizzato gli alieni per l'Istituto di Medicina Legale e Scienze Forensi del Ministero Pubblico del Perù, e ha affermato che i resti dei presunti alieni sono in realtà creazioni fatte da ossa di animali e umane unite con colla sintetica e a loro volta
ricoperte con pelle finta. Ed ecco cosa succede quando guardi Giovanni Mucciaccia con i sottotitoli in spagnolo. In un'intervista l'esperto ha spiegato che una roba simile non è la prima volta che si vede. In particolare, nel 2017 furono scoperte le cosiddette mummie di Nazca, anche loro piccoli omini grigi tridattili. Guarda un po'. Il tizio che li aveva trovati non spiegò mai come erano arrivati a lui. Ma guarda un po', tra l'altro, non so se avete fatto caso alle date. Anche il nostro Paolone ha detto di averle trovate nel 2017. Coincidenze. Io non credo. Estrada però non ha dubbi. Sono le stesse mummie. O almeno chi le ha fabbricate è la stessa persona. Credo che a questo punto abbiano guardato Mucciaccia in lingua spagnola con i sottotitoli in braille. Comunque sì, sono state fatte. Perché sono fabbricate. In casa. Di qualcuno. Con abbondante colla vinilica. Che sia lo stesso Mucciaccia a celarsi dietro ciò. Abbondante colla vinilica, carta igienica dopo. Sempre. Sempre Strada racconta che il governo peruviano ha interpellato l'istituto di medicina legale, dove lavora lui, e la sua equip ha fatto le analisi scoprendo un collante gommoso per tenere insieme i pezzi. Che tenían goma sintetica, esa goma del colegio. Le radiografie delle teste hanno rivelato che i crani dei presunti alieni erano crani di animali tagliati, scavati, attaccati con altre ossa per fare il corpo e fibre vegetali per fare la pelle. Un lavoro che l'esperto ha definito artigianale. Come i gelati. So gusti. Mamma mia, devo mantenere il livello basso, bassissimo. A questo punto me lo immagino lui, mic drop di chi ha appena fatto un roast ad una festa di compleanno ed esce di scena con la gloria di chi mena duro. Povero maestro villaggio, demolito in simil modo. Ma tranquilli, lui ci è abituato. Mao San infatti non è nuovo alle controversie, ha fatto affermazioni su altri resti in passato, anche queste ampiamente criticate, partecipando anche a un documentario televisivo a riguardo che si chiama Le mummie di Nazca. E di quando è questo documentario? Del 2017. Coincidenze? Io non credo. Sto casino mi fa venire in mente un'altra storia, quella del gigante di Cardiff. Un uomo pietrificato alto 3 metri scoperto da William Newell nel 1869 mentre scavava un pozzo. Una volta tirato su lo hanno esposto per 25 centesimi. Il giorno dopo mezzo dollaro. E la gente, religiosi in testa, credevano fosse un vero gigante, nonostante gli scienziati avessero già capito che fosse finto. Ma lo sappiamo che degli scienziati non ci si può fidare, mannaggia. Per farla breve, alla fine si scoprì che il cognato di Newell, George Hull, ateo convinto, partecipò a un dibattito religioso in una chiesa metodista su un passo della Genesi, quello che parla proprio dei giganti, scontrandosi con gli avventori. A quel punto, arso vivo nel culo, decise che avrebbe creato un gigante per fottere sti creazionisti. E ci riuscì, fece scolpire un enorme blocco di marmo da una scultura a Chicago. Per inciso, la faccia del gigante era la sua. Esibizionista lui. Lo martella tutto con aghi d'acciaio per simulare i pori della pelle e lo ripassa con acidi per invecchiare. Poi lo sotterra sotto casa del cognato e aspetta un anno prima di chiamare gli operai per scavare un pozzo. Perché il culo gli doveva rodere come non mai. Alla fine si scopre tutto perché il proprietario di un circo errante ne fa una copia esatta spacciandola per vera e per dirimere chi ce l'ha più lungo fanno esaminare la copia e l'originale da vicino agli scienziati che scoprono così la presa per il culo. Insomma, Hull ha architettato tutto questo perché gli hanno dato torto. Vorrei serbare lo stesso rancore anch'io. Oh, comunque tutto ciò, mi raccomando, non fatelo scoprire al maestro albino che qua succede un casino altrimenti. In ogni caso, di tutta sta storia sugli alieni sono in molti a essersi irritati, tra cui gli ufficiali peruviani che stanno provvedendo con una denuncia penale. È una selva di dita medie alzate. Molte domande rimangono ancora irrisolte però. Dove hanno parcheggiato l'astronave? Come cavolo ci sono finiti sti pupazzi in Messico dal Perù? Ma non c'è una dogana? Porca merda, a me mi fermano quando trovano i pomodori secchi nella valigia. E questo che trasporta carcasse di animali appiccicati con la colla vinilica, niente. Certo, pure è vero che io ne porto 27 kg quando torno dalla Puglia, ma è per uso personale, lo giuro! Quando i giornalisti gli hanno chiesto come ha messo le mani sugli alieni, l'uomo ha risposto soltanto che avrebbe rivelato tutto al momento opportuno. E noi saremo qui, maestro, ad attenderla. Attenderemo questo momento insieme, con un panino di provola e pomodori secchi in mano, nella cella dell'aeroporto. Vabbè, comunque ormai dobbiamo esserci abituati, ogni tanto qualcuno se ne esce con un alieno. E io ogni volta mi caso, mi dico, cavolo, finalmente, svolta scientifica, poi vediamo gli alieni! E come il voluttuoso membro se l'è retto turgidamente, pronto ad accogliere l'avvento di cotanta rivoluzione, così la scioltezza di una lumaca morta mi coglie, come quando il pensiero all'apice della lussuria vola a Craxi in una sauna ad Hammamet. Guardiamo l'aspetto positivo. Ok, guardiamo l'aspetto e basta. Sono chiaramente due stronzi modellati ed essiccati al sole. Però raga, davvero, non voglio ripetermi. Ma dai, sono tutti uguali. Testa tonda, occhi grandi, naso, bocca. Ma che? Perché non ci mettiamo una cosa più figa, una roba assurda, così, capito, da sembrare quasi plausibile. Marco Ferrari, ad esempio, ha scritto un libro dal titolo Come costruire un alieno e ha fatto un ottimo lavoro nello spiegare le possibilità di avere una forma di vita che obbedisca a leggi biologiche completamente diverse da quelle terrestri. Leggetelo, vi prego, così la prossima volta mi tirate fuori un alieno plausibile. Che so, una sacca di gas con occhi estroflessibili, una conchiglia di metallo, un serpentone con una faccia in mezzo e pieno di
buchi del culo che emettono spore. Paolo Brosio nel corpo di Gigi Marzullo, va bene tutto, basta che sia un robot che sovverte completamente tutto ciò che sappiamo e non una mummia liofilizzata trovata nel deserto in Perù. Per favore, vi prego, faccio una call to action a tutti gli scrittori fantascientifici. Cacciate un bel alienozzo, pazzo, sgravato, una roba fuori di testa che mi faccia venire. In senso molto da voi a trovarmi. Nel frattempo dovrò accontentarmi di sta merda con la testa grossa, le lenti a contatto e il rossetto. Che merda. Vabbè, come sempre quando ci si diverte il tempo passa veloce e siamo così giunti al termine di questa nuova ed entusiasmante puntata di Il mio falegname con 30.000 lire non faceva meglio. Ci vediamo lunedì prossimo, come sempre alle 14 per una nuova avventura e vieni qua vicino. 28 giorni, 6 ore, 42 minuti, 12 secondi. Ecco quanto manca alla fine del mondo. A presto, pirati!